Nell'ultima di campionato, la Castrovillari di Mister De Rosa conquista il passaporto per i playoff di Eccellenza Calabrese come seconda nel girone, alle spalle del Roccella, battendo l'Acri con un sonante 5-3, anche grazie alla defaianza di Catone e Guardavalle, che non vanno oltre il pari nelle rispettive gare casalinghe contro Paolana e Taurianovese. Ma andiamo alla cronaca della partita. Al settimo del primo tempo, Sarli viene atterrato in area sotto gli occhi dell'arbitro, che non ha dubbi. Dal dischetto lo specialista La Canna non sbaglia. Castrovillari in vantaggio dopo soli 7 minuti. Passano pochi minuti ancora e i rossoneri sfiorano il raddoppio con Sarli, che raccoglie l'invito di La Canna, che dal limite carica il sinistro di poco alto sulla traversa. Reagisce l'Acri con Provenzano, che cerca in aria il bomber Gallo, palla leggermente lunga. Ancora Acri, sempre con Gallo, che non trova la porta dopo un colpo di testa su preciso cross dal fondo. Nel miglior momento degli ospiti, raddoppio al Castrovillari. Al 23esimo la Barbera sfonda da sinistra, entra in area, dribbling secco su Scarlato e tiro perentorio che si insacca all'incrocio dei pali. Peccato che alla prodezza la Barbera unisca la stupidaggine di levarsi la maglia, operazione che gli costa un giallo pesantissimo, che significa squalifica visto che era già diffidato. Al 24esimo la difesa rossonera entra in catalessi e permette a Gallo di segnare il gol del 2-1. Dopo un batti e ribatti in area, la palla arriva al bomber ospite, che evita La Canna e Ferraro e di destro infila Chimenti. Al 33esimo il Castrovillari si porta sul 3-1. Azione dalla fascia destra, Sarli, La Canna, Sarli, carica il destro l'attaccante rossonero e piega le mani dell'incolpevole Di Luca. Sull'onda dell'entusiasmo il Castrovilla ricala il poker al 36esimo, contropiede da manuale dei rossoneri, la Barbera lancia Sarli che si trova davanti a una prateria, arrivato al limite dell'area prova a sorprendere Di Luca con un delizioso cucchiaio. Il potere ospite con un colpo di reni evita e nega il gol a Sarli, ma non può nulla sul tapin vincente di la Barbera. Si chiude con un rassicurante 4-1 il primo tempo. Nel secondo Galletti prende il posto di Sarli infortunato. Al decimo accorcia le distanze l'11 di Mister Pascuzzo. Azione sulla sinistra del solito Marano. Cross in mezzo, Chimenti non arriva a toccare la sfera e Gallo, lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area, la mette alle spalle dello stesso Chimenti. Botta e risposta dei rossoneri, che al 28esimo portano a 5 il bottino complessivo. Punizione di La Canna dai 25 metri, para Di Luca, ma c'è ancora la Barbera, che raccoglie la corta respinta del portiere ospite per la sua personale tripletta. Poteva finire qui, ma c'è ancora spazio per un altro gol, questa volta di sponda Crese. Gallo sfonda da sinistra e di piatto la mette alle spalle di Chimenti. Poi finalmente finisce la partita. Il Castrovillari è nei playoff da seconda del girone. Giocherà quindi in casa le due gare regionali.